Simone Sarasso, ultimo vincitore del premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari 2014, oggi qui per l'inaugurazione dell'edizione 2016, quindi sei ancora il titolare di questo premio prestigioso. Cosa ti ha dato il premio dopo averlo vinto nel 2014? Me la godo fino a settembre innanzitutto, perché fino a settembre posso dire di essere ancora io il premio Salgari, tantissimo, tantissimo. È un riconoscimento che avevo sognato. Ho solo osato sognare, nel senso che l'avevano vinto i più grandi, e soprattutto è arrivato con il mio primo romanzo di una nuova serie che mi ha permesso di continuare a scrivere, oltre che al noir, anche romanzi storici ambientati nell'antichità classica. Oggi hai portato una tua nuova opera, un tuo nuovo romanzo. Raccontaci un po', ovviamente in maniera sintetica, perché i tempi televisivi sai che sono corti, di cosa si tratta e dove è ambientato soprattutto. Allora, questo è il primo volume di una nuova saga in 9 volumi, che si chiama Cent'anni, come l'augurio che si facevano i migranti che venivano dal nostro paese e sbarcavano a Ellis Island a New York, e racconta un secolo di mafia d'importazione a New York, ovvero italoamericana, ebraica, irlandese, dal 1901 al 2001. Terza e ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Ospite ovviamente lo scrittore statunitense Jeffrey Deaver, cosa ti ha dato lui con i suoi libri, se ti ha ispirato, se lo leggi, se per te è un punto di riferimento? L'ho detto con grande piacere prima durante la conferenza, lo ripeto volentieri per gli ascoltatori. Jeff è stato uno dei numi tutelari della mia produzione, perché è uno degli scrittori che mi ha insegnato che cos'è il ritmo, e il ritmo è fondamentale nel mestiere che facciamo.